La sua cassetta di sicurezza è il numero 7. Grazie. Prego. Lo scrittore prende spunto da un personaggio storico del 600, Fra Diego La Matina del Ragalmuto, della sua città natale, per descriverci come questo frate finisse a rogo per aver chiesto e voluto giustizia e per farci capire come questi fenomeni di costume si ripetono ininterrottamente nei secoli. Ha capito? Sì, professore, ma non l'ho studiato. Male, vada pure. Signor Preside, se mi consente riprendo nel pomeriggio. Sì, sì. Buon lavoro. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Professore, una parola. L'esame di storia della mia bambina com'è andato? Per cortesia, mi lasci in pace, eh? Che ti ha detto? Mi ha dato appuntamento per stasera. Non ci devi andare. Perché? Ti ha detto qualcosa? No, muto. Per tutta la strada. Poi mi ha detto che non devo lasciare il paese. E tu sei venuta qui? Avevo paura. Il diario, dove l'hai messo? In una cassetta di sicurezza alla stazione. La chiave, eccola qui. Lascia, la tengo io. Ora devo andare. Ma perché non lo denunciamo subito, Luisa? No, non ancora. Lui è forte, saprebbe difendersi. Forse bisognerebbe scrivere una lettera anonima alla polizia. Come? Scusa, ho detto una stupidaggine. Ciao, devo vedere altre persone qua a Palermo per delle informazioni. Ciao. Dove ti ritrovo? A casa di mio suocero. Ciao.